Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in Taglionetto, che è la rubrica di Food Cost in Cloud, una rubrica che facciamo ogni 2 settimane, il lunedì alle 16.30, e parliamo di Restaurant Management 4.0. Con noi sempre un elemento del tutoring o dell'advisor del gruppo, diciamo, di assistenti di Madout, che è la società che promuove Food Cost in Cloud. Con noi oggi c'è Gianni Petrarolo. Gianni, come stai? Buongiorno Vincenzo, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Sto bene, tutto bene. Bene, bene, bene. Anch'io, dopo, diciamo, un tour de force che ho fatto, diciamo, queste ultime 2 settimane, È vai in stata Sardegna, una bella Sardegna. in realtà no, ho lavorato dalla Sardegna, cioè il mare davanti e tu sei lì a lavorare, che però è meraviglioso, è stato molto bello. Vabbè, questo è il prezzo che paga chi fa il nostro mestiere, dai. Sì, infatti, perché poi, cioè, o da un lato o dall'altro, spesso c'hai sempre il mare davanti e tu che stai lavorando, quindi è Purché quello ci che... sia il mare. Bene, bene. Aspettiamo che arrivi qualcuno. Già ci hanno avvisato, come al solito, che poi vedranno la diretta. Tanto mandiamo un'email e tutto il resto. Ci sono arrivate un po' di domande in relazione a Food Cost in Cloud. Ecco, volevo ricordare che noi abbiamo fatto un primo anno di, diciamo, di formazione in generale, quindi chi ci segue, chi ci seguiva e chi continuerà a seguirci, o i nuovi che arriveranno, possono andare all'interno del nostro gruppo e andare a scalare indietro nel tempo tutta la formazione che abbiamo fatto ogni settimana. Poi da questo momento in poi, diciamo, da un mese, più o meno un mese, no? Un mese già passato, abbiamo deciso di iniziare a distribuire le competenze di Food Cost in Cloud, cioè come applicare quella formazione che abbiamo fatto di Restaurant Management in quest'anno e mezzo in realtà, passato, come poi andarla ad applicare con uno strumento come Food Cost in Cloud. Si può fare anche con altri strumenti, assolutamente, però diciamo abbiamo trasformato in diciamo tutta quelle competenze che vedevamo prima all'interno della formazione in uno strumento, ma è già da un po' di tempo online, che è Food Cost in Cloud. Ok, quindi molti per questo poi vedranno, diciamo, la diretta fra qualche ora, perché questo è un orario pure un po' particolare, che però continuiamo a lasciare per il momento di lunedì pomeriggio alle 16.30. Allora, ci sono arrivate un po' di domande. Non so se tu hai qualcosa che vuoi portare rispetto all'esperienza degli ultimi contatti che hai avuto con i nostri utenti o con i nostri, diciamo, le persone che sono poi interessate ad entrare nel sistema, nel nostro ecosistema Food Cost in Cloud. In questo ultimo mese, diciamo, giugno-luglio, è stato quello più intenso da quando si è ripartiti. E ho notato un notevole interessamento a quello che è il controllo di gestione del proprio ristorante. Quindi la pandemia ha dato un'accelerazione a tenere vivo questo interesse, perché quando si tratta di numeri, di soldi, la gente, il ristoratore, la categoria diventa molto sensibile. E se ne traggo esperienza anche dalle demo che faccio durante la settimana, dove c'è proprio l'esigenza e la richiesta di aiuto in merito. Quindi c'è proprio, mi fa piacere che ci sia questa svolta in un certo senso. Diciamo che la situazione non piacevole che ha creato la pandemia ha fatto un po' aprire gli occhi a tutti quanti, perché con tutti i paletti, i nuovi paletti, no, che abbiamo rispetto alle distanze, insomma, una serie di cose che stanno uscendo anche nell'ultimo periodo, e la possibilità di, diciamo, rientrare nuovamente in quel loop di chiusure invernali, eccetera, eccetera. Adesso si parla di Green Pass, quindi probabilmente
con il Green Pass questo non accadrà più, però diciamo bisogna fare attenzione. Abbiamo visto dalle indagini che sono state fatte anche grazie alle federazioni nazionali che abbiamo, abbiamo visto diciamo la chiusura di una grossa percentuale di quelle aziende che stavano sul mercato ma non erano solide, non erano delle aziende di ristorazione che lavoravano in un certo modo. Le altre che ci hanno fatta ci hanno fatta un po' per fortuna, un po' perché i sostegni hanno funzionato, altre invece non ce l'hanno fatta. Comunque, a prescindere, tutti quanti hanno un po' aperto gli occhi e hanno iniziato a dire: ok, ma da dove cosa abbiamo sbagliato prima, cosa possiamo fare in futuro per avere una linea, una condotta aziendale, perché di azienda si parla, quindi è vero che c'è il mondo dei pubblici esercizi e dei pubblici esercizi, no? Quindi dei negozi, no? Okay? Quindi il ristorante è visto come un negozio, un pubblico esercizio, quindi, ma quella comunque è un'azienda, che sia un'unica attività, che siano più location, che sia una catena, comunque va trattata come un'azienda. Perché stanno facendo diciamo più attenzione a dei modelli che fino a ieri appartenevano solo alle multinazionali o alle grosse aziende, e oggi se la tua azienda la vuoi far diventare florida, diciamo per forza di cose è costretto ad affacciarti a determinati metodi, quindi non è più l'artigianalità e la qualità del prodotto, non basta più, ma ci vuole anche altro. No, chiaramente la vena artigiana all'interno della ristorazione ce la devi mettere, perché se no, diciamo, fai almeno in quelle attività, diciamo, all'italiana, no? Se no, diciamo, puoi rischiare di fare qualcosa di asettico. Quindi l'artigianalità la metti, però un'artigianalità un po' più studiata a tavolino, più diciamo creata su degli standard, no? Tu puoi continuare a fare quei prodotti di qualità del territorio, insomma, di ricerca, però progettando e mantenendo delle regole, mantenendo dei costi, mantenendo delle linee che necessariamente devi controllare. Questa è la differenza tra fare azienda, chiaramente fare bottega, che è un'altra storia. No? Sono due cose differenti. Quindi ci sono arrivate poi, quindi, queste domande, cioè, veramente ce ne arrivano diverse anche durante la settimana, e noi ne selezioniamo un po' per cercare di poi di andare avanti, no? Nei discorsi e nella diffusione del sistema, del Food Costing Cloud, dell'ecosistema. Quindi ne selezioniamo un po' e di volta in volta ne parliamo e quindi svisceriamo un po' quello che è il progetto Food Costing Cloud. Bene. Quindi, intanto metto in condivisione, perché a questo punto l'unico modo per poter seguire è proprio condividere il sistema, e ritorno qui da noi. E diciamo, una prima domanda che abbiamo selezionato, non ricordo chi ce l'aveva fatta, ma comunque ce l'abbiamo segnato, dopo lo vediamo, è: come posso creare il sistema di produzione legato alle ricette? Bella domanda questa. Sì, è complessa, probabilmente risponderemo solo a questa, è abbastanza lunga, perché il sistema di produzione è molto articolato, anche se è di facile utilizzo, comunque per arrivarci dobbiamo articolare una serie di cose. Quindi ritorniamo in Food Costing Cloud e diciamo intanto per creare il sistema di produzione devo iniziare a creare le ricette. Ok, quindi come faccio a creare una ricetta? Vado all'interno del mio sistema, quindi possiamo definirlo ricettario evoluto, entro all'interno ed ho già una serie di ingredienti che il sistema mi propone. Teniamo conto che Food Costing Cloud ha 6.000 ingredienti già inseriti, e crescono gli ingredienti come crescono, diciamo, gli utenti che lo utilizzano, perché è un ecosistema, come abbiamo detto. Quindi l'ecosistema va a completarsi delle esperienze, delle necessità anche degli altri utenti.
Okay. Poi abbiamo le categorie ricette, le ricette e le sottoricette. Per poter creare il sistema di produzione dobbiamo entrare all'interno del sistema sottoricetta. Perché? Perché la sottoricetta è, diciamo, la possiamo anche definire semilavorato. Okay? Quindi la sottoricetta è tutto quello che facciamo come linea di lavoro all'interno della nostra attività di produzione. Quindi, non so, possono essere i sughi, le salse, le creme, creme salate, creme dolci, i lievitati, il pan, tutto quello che faccio prima per poi essere prodotto, riprodotto, rimodulato, lo rimodulo come ingrediente all'interno di un piatto da confezionare. Esempio, una salsa, un sugo, per esempio, ragù alla bolognese, è una sottoricetta, un semilavorato che preparo prima, non lo faccio tutti i giorni, spero, per fortuna, quindi lo faccio una volta a settimana, magari ogni 10 giorni, poi lo abbatto, lo metto sotto vuoto, lo surgelo, faccio tutte le procedure che devo fare e mettendo in produzione, quindi vado a stampare poi l'etichetta, metto in produzione, eccetera. Quindi, come facciamo? Entriamo all'interno di una sottoricetta, quindi facciamo nuova sottoricetta e la nominiamo, ovviamente, possiamo definire, non so se la vogliamo fare insieme o la vogliamo strutturare, quindi andiamo a inserire normalmente quello che è il nome della sottoricetta, che può essere, in questo caso, ragù alla bolognese. Lo scrivo normale, ragù, non ragut, ragout, come si scrive normale, quindi ragù con l'accento, senza accento in questo caso, alla bolognese. Lo associo ad una preparazione, quindi una categoria della mia sottoricetta, quindi possono essere delle salse, dei fondi, posso anche ricreare un salse e fondi, per esempio, oppure posso dire ricetta base, ma tanto posso crearmi tutte le categorie che voglio e metto in produzione e definisco sottoricetta, quindi è una sottoricetta. Come vedi, è già cambiato lo scenario, quindi il sistema ha tolto tutta una serie di dati che non gli servono perché è una sottoricetta, quindi insieme lavorato, e quindi vado a creare la mia sottoricetta, salvo, e il sistema mi apre gli altri tab. Ok, quindi strutturo, creo la prima pagina e apro la tab. Per poter poi andare a creare un semilavorato, io devo associare questa ricetta ad un articolo semilavorato, quindi un elemento che poi vado a conservare. Perché non metto direttamente la sottoricetta come semilavorazione? Perché la sottoricetta è un sistema, quindi una distinta, complessa, che ha una serie di informazioni. Queste informazioni devono diventare poi l'elemento di conservazione e quindi devono andare a finire all'interno di un magazzino specifico. Okay? Quindi non faccio altro che andare a crearmi il mio ragù alla bolognese come articolo semilavorato, probabilmente già ce l'ho, che è ragù alla bolognese, e lo associo, quindi salvo, e lo associo alla mia, al mio magazzino semilavorato. Ora non lo faccio, vado direttamente all'interno di un'altra ricetta, così vediamo com'è la composizione. Ok, infatti ho salsa alla bolognese e ragù alla bolognese qui direttamente già creato. Certo. Quindi con gli ingredienti, il procedimento. Vediamo però una ricetta un po' leggermente più complessa. Mi piacerebbe di, presentare quella che viene definita, una sottoricetta per eccellenza, perché ha una serie di dati specifici, tra cui quella di avere una grammatura lorda alta e una grammatura netta bassa. Ok, perché questo succede? E succede specialmente con i brasati o comunque con tutti quegli alimenti che vengono prima marinati. Perché abbiamo una grammatura alta a livello proprio di marinatura. In questo caso, per esempio, abbiamo il Barolo, ok, che chiaramente è una bottiglia intera di Barolo, e quindi andiamo a definire che in questa ricetta abbiamo 750 ml o unità, chiamiamo in questo modo,
che poi non ci sono più successivamente. Non so se anche tu stai seguendo, Gianni. Sì. Ok. Quindi è una ricetta un po' complessa nel suo insieme. Perché? Perché il sistema ti chiede, e quindi dopo ti fa lavorare bene, ti chiede sia la quantità lorda che la quantità netta. Quindi se tu hai certo la quantità netta, la puoi inserire, oppure direttamente gli vai a modificare, tu pesi prima e pesi dopo, come fa, abbiamo visto i chef lavorare, no? Quindi cucinano il prodotto prima, lo fanno a bassa temperatura per non perdere, diciamo, il peso, e poi alla fine raffreddi i pesi e qui gli metti il peso finale, che poi è quello che realmente vai a vendere, o no? Sì, è certo. Ok. Quindi, fatto questo, la parte importante per rispondere, diciamo, all'utente che ci chiedeva come posso fare per allineare le ricette alla produzione, è proprio questo. Quindi creo le mie ricette, metto in produzione, quindi creo la mia produzione, assegno il semilavorato, quindi mi apro un sistema all'interno del magazzino e poi devo assegnare la produzione a qualcuno, perché sennò chi produce? Ok. Posso assegnare la produzione o a un addetto o ad un settore, quindi settore primi, settore secondi, settore salse, settore pesce, eccetera, eccetera. O ad una persona nello specifico che va a creare questo prodotto in un periodo che abbiamo stabilito precedentemente. Fatto questo, lo possiamo fare una volta al giorno, o tutti i giorni, o ogni 7 giorni, insomma, poi questo va un po' rivisto. Il sistema ci porta, chiaramente una volta creato, ci dice quanto ci costa quel prodotto e ci rimanda chiaramente alla produzione. Ecco, questo in linea generale. Ora andiamo a vedere la produzione, in questo caso. Ok, quindi creiamo il nostro menu in questo modo, lo strutturiamo tutto quanto, dividiamo la produzione, ok, e quindi vado nel planner e mi ritroverò la produzione settimanale, ok, e quindi anche a livello di filtri, e quindi posso trovarmi la produzione di un settore piuttosto che un altro, ma anche a livello di operatori, io che sono addetto per esempio ai secondi troverò solo i secondi, chi farà i primi troverà solo i primi, eccetera eccetera. Quindi entriamo all'interno del mio sistema, vado a prendere il mio brasato al barolo e vado a produrre il mio brasato al barolo. In questo caso io ce l'ho già prodotto, perché ogni giorno facciamo una serie di, diciamo, di demo e di simulazioni, quindi più o meno azzeriamo tutto quanto. Quindi cosa ho fatto? Ho preso in carico la produzione, una volta che l'ho presa in carico, posso dire quanto ne voglio generare, quanti chili, per esempio, quante ricette ne posso generare. Il sistema mi assegna la data di scadenza in base alle indicazioni che ho dato in ricetta e mi assegna il numero di lotto e mi crea, chiaramente, dopo aver detto in come conservo, quanti grammi alla volta conservo, perché stampo un'etichetta, io gli posso dire che stampo un'etichetta da 1000 grammi a un chilo, ok? In questo caso il sistema intanto mi scarica tutto quanto, io adesso no, chiaramente non ho nulla perché non ho segnato quantità specifiche, però il sistema mi scarica tutti gli ingredienti, però e mi carica, dal magazzino ovviamente, e mi carica poi il brasato a barolo, ok? In un'altra sezione. Quindi, fatto questo, il sistema mi propone l'etichetta con la data di confezionamento, la data di scadenza, il numero di lotto, il peso dei grammi di confezionamento che gli ho detto di inserire all'interno e chiaramente mi riporta anche tutti gli allergeni che compongono questa ricetta. Ok? Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Gianni. Che tu con i clienti. Voglio aggiungere che tutto questo serve per avere innanzitutto un contesto di chi
chi fa cosa. Quindi il plan della produzione innanzitutto mette in chiaro tempistica, l'elemento, no, di chi, il professionista, chi, di chi va a produrre. Quindi nel caso ci sono degli intoppi, quindi sappiamo con chi dobbiamo andare a interloquire, quindi evitiamo tutte quegli interventi, quegli imprevisti dell'ultimo momento, chi ha fatto, cosa ha fatto, quindi non c'è nessuno sbaglio in questo. E dopodiché abbiamo controllo su quello che è innanzitutto le grammature, quindi non abbiamo problemi ad avere un confronto con chef diversi, mano diverse, mano pesante, mano leggera, perché con questo schema chiunque entra in cucina per la prima volta ha una procedura di lavoro ben chiara e definita. Quindi andiamo anche a eliminare quelle che sono le sensazioni giornaliere dell'operatore di cucina. E questa è la fase iniziale, molto importante per avviare un controllo di gestione. Eh sì, perché parti, come dici tu, parti quindi dall'operativo. Dall'operativo. Ecco, come sto facendo vedere qui, prima abbiamo preso una ricetta che non aveva legami, ho preso una ricetta invece che adesso ha dei legami, perché la volevamo costruire insieme, ma pigliamo un po' troppo tempo, in un'ora spesso possiamo anche non farcela. Quindi questa ricetta, che è la torta di mele, ha dei legami, ha delle fatture, insomma, delle legami di magazzino. Quindi cosa fa il sistema? Ti scarica gli elementi che hai inserito all'interno della produzione. Quindi ti dice, ok, mi scarichi 3 kg di burro, 2 kg e mezzo di farina, eccetera, eccetera. E in più ti va a caricare, però, una volta che ti ha scaricato il magazzino dei dry, no, dei freschi, ti carica il magazzino dei semi lavorati, quindi della produzione, con tante torte di mele o tanti chili di torte di mele che hai prodotto. In questo caso abbiamo prodotto 8,46 kg per un valore di costo food di 69 euro. Ok, per esempio. Quindi una volta fatto questo, al sistema noi gli abbiamo detto, dammi, allora, ogni torta di mele è 1200 di grammi, quindi 1200. Quindi vado a stamparmi poi eventualmente l'etichetta, questa è di conservazione, infatti costa 5 euro a chilo per conservare, per diciamo di materia prima. Ok, e quindi mi va a creare l'etichetta di conservazione del prodotto. Stessa cosa potremmo fare con le etichette di vendita, se diciamo non è una sottoricetta, ma creiamo la ricetta per la vendita. Ok, quindi la sottoricetta base. Okay. E poi voglio dire, il fatto che non ci sono sbavature, ma è tutta una procedura sistematizzata, dove non ci sono errori di scrittura, pennarelli, etichette che fanno fatica ad attaccarsi, qualsiasi controllo di quelli che possono essere NAS o ASL o chi per loro, avendo diciamo un confronto con un determinato tipo di standardizzazione della produzione, possono solo che alzare le mani, a mio modo di vedere. Certo, certo. E no, possono confermare questo successo, ma succede spesso che insomma poi alla fine fanno i complimenti perché hanno tutta una tracciabilità, un tracciamento. Ma di più, infatti, io volevo farti vedere che una volta che inquadro, no, con il telefono, e con lo smartphone inquadro quel QR code, viene fuori questa struttura che è il libro Lotti, in realtà che è una pagina del libro Lotti, e in questo libro Lotti il sistema ci dice intanto il lotto di produzione, quindi ho prodotto quell'alimento che è tracciato. L'altra parte è il legame, chiaramente qui siamo in un'area demo, quindi non ho tutte le fatture, è il legame di quel prodotto con la fattura d'acquisto e il numero di lotto di quel prodotto nel momento in cui io ce l'ho in fattura e l'ho inserito. Quindi, data di scadenza, confezionato, ti dice che categoria è, ti dice anche che prodotto è e tutta la cronistoria dell'alimento. Quindi questo a livello di, diciamo, HACCP nella conservazione è, diciamo, siamo in copertura
totale, e il bello è che il sistema fa tutto in modo automatico. Automatico, quindi a livello di tracciabilità, a livello di tracciabilità non, è ineccepibile. Perfetto, quindi per rispondere alla domanda, e la domanda era questa qui, quindi come posso creare il sistema di produzione legato alle ricette? Eccolo qui, lo vediamo in questo modo attraverso il plan. Io ho creato tutte le ricette, ho creato chiaramente tutti i legami. Prima di fare questo l'abbiamo visto la volta scorsa, devo caricare le fatture vengono caricate in modo automatico, il sistema le legge automaticamente in autonomia, in XML, in autonomia. Ok, fatto questo, nella gestione delle giornate di lavoro del mio, dei miei operatori, io vado a inserire quello che bisogna fare in quelle giornate, lo posso stabilire settimanalmente, mensilmente, giornalmente, come voglio, e quindi vado di volta in volta a produrre, quindi a scaricare automaticamente il magazzino, a caricare automaticamente il magazzino dove siamo lavorati. Immaginiamo come fare, per esempio, spesso si fanno i dessert a cucchiaio, faccio, non so, i tiramisù, ne faccio 100, poi li abbatto di surgelo e man mano li vendo durante le giornate della settimana. Ecco, questo è un sistema per poter tracciare, mantenere, caricare e scaricare gli alimenti in questo modo, più avere sotto controllo quello che è il costo e l'incidenza. Ok, quindi diciamo questa è la prima fase. Bello anche vedere come intuitivo che anche il cambio del colore della shelf life che sta andando in scadenza, quindi sì, bisogna roteare urgentemente quel tipo di prodotto, è anche automatico anche quello, quindi. Sì, perché poi la scadenza, il sistema ti avvisa quello che sta scadendo, ti dice guarda hai un articolo, poi ci clicchi sopra per vedere qual è, hai un articolo in scadenza, un prodotto in scadenza, e lo vai a controllare, perché poi devi avvisare la sala, la cucina, insomma devi avvisare agli operatori in vendita che hai quei prodotti che devi dare via, chiaramente non aspettare la scadenza, fai qualche giorno prima, e così. Se non hai un supporto come il nostro, è difficile. Io che vengo dall'operativo, te lo posso garantire, ti sfuggono determinate cose, poi arrivi sempre all'ultimo momento quando magari la situazione non è più salvabile. Sì. Vabbè, ma questo lo sanno, dai, che chi ci segue normalmente lo sa. Quindi, allora, questa è la, diciamo, abbiamo risposto a questa domanda. Diciamo, ci sarebbe tanto altro da far vedere all'interno per poter arrivare poi alla gestione, no? Della produzione, come ci hanno chiesto, però poi chiaramente questa è una prima parte, poi il resto lo vediamo. Possiamo passare alla seconda domanda, e ci chiedono un esempio su come gestire il magazzino e il riordino delle merci. E io farei nuovamente un passo indietro sulle ricette che abbiamo visto prima e sullo scarico di magazzino. Quindi nel momento in cui il sistema ti scarica gli ingredienti, come abbiamo visto, ok, quindi l'avevamo visto da qui, di scarica con la relativa fattura. Perfetto, tutti gli ingredienti, la fattura lo possiamo, volendo, ritorniamo anche all'interno, così lo rivediamo un attimo per chi magari si collega da questo momento in poi, vediamo le torte di mele di prima, ok? Quando vado all'interno della produzione, vedi che ci ha scaricato una serie di grammature e con il relativo costo. Ok. Fatto questo, quindi vado all'interno del magazzino, esco da qui, vado all'interno del magazzino, io mi ritrovo la gestione di questi movimenti all'interno di quest'area gestione magazzino. Ok? Sì. Quindi, area gestione magazzino, ho una serie di magazzini e di, chiaramente, verifiche di giacenza. Intanto ho la giacenza del food, poi ho la giacenza di produzione, quindi il food è quello che ho comprato dai miei fornitori. La giacenza di produzione è quella parte che io ho manipolato e ho fatto diventare torta di mele, ho fatto diventare ragù alla bolognese, ho fatto diventare sottoricetta. Quindi all'interno di questo ambiente io vado a ritrovare tutte le movimentazioni del food, di produzione,
di giacenza non food e a brevissimo abbiamo anche del movimento di cantina. Ok. Quindi come faccio? Intanto diamo un'occhiata a che succede all'interno di questo ambiente. Quindi ho la possibilità di inserire due date, quindi una data di inizio e una data di fine, e quindi stabilire dal 1 giugno, per esempio, al 30, o dal 1 gennaio al 31-12, qual è stato il movimento e quali sono le giacenze. Proseguo e il sistema mi va a calcolare tutte le movimentazioni di tutti quei prodotti, con chiaramente anche i prezzi di acquisto. E, cosa interessante, che il sistema mi traccia il fornitore o l'ultimo fornitore di acquisto, mi dà la categoria di appartenenza, la descrizione del prodotto ed anche l'ultimo prezzo di acquisto associato all'ultimo fornitore. Ok, quindi mi dice quante ne ho comprato, quindi quanto ne ho acquistato, se ne ho venduto e quanto ne ho venduto, se ho prelevato manualmente, perché io ho dei prodotti che posso anche prelevare manualmente, quindi scaricare in magazzino, per esempio, faccio la cena al personale, non è che metto lì a fare le ricette per scaricare la ricetta del personale, che ho usato un chilo di pasta, un chilo di pomodoro, che sono 200 grammi d'olio, lo scarico manualmente, quindi io l'ho prelevato manualmente, e poi quanto ho prodotto, e il sistema poi alla fine mi dà la giacenza, sempre a livello di periodo. Ok, Gianni, non so se mi stai proseguendo. Sì, sì. Ok, perfetto. Quindi a livello di periodo. Quindi questo lo facciamo sia per il food che per la produzione. Ok, che per non food praticamente stiamo parlando di il gel lavamani, i guanti, i rotoloni, i detersivi, i packaging, eccetera, eccetera. Ok, quindi lo facciamo in tutta questa, quest'area, gestione magazzini. Quindi come faccio l'ordine? Intanto devo scaricare per fare l'ordine, quindi devo fare un inventario. Quindi periodicamente, se non ho il sistema collegato alla mia cassa, cosa che possiamo sempre fare, abbiamo detto, con Food Costing Cloud, ci colleghiamo alla tua cassa e scarichiamo attraverso le API, devo poi fare un reale magazzino, che è quello che viene definito l'aggiustamento di inventario, che è periodico, può essere fatto, le aziende quelle solide, sane, lo fanno una volta a settimana, quelle un po' meno che zoppicano un pochetto lo fanno una volta a mese perché vogliono avere un elemento un po' meno dettagliato, ma se fatto bene, se gestisco bene la mia azienda, tra una settimana e 15 giorni dovrebbe essere, lineare e coerente quell'inventario che vado a fare. Quindi creo il reale del mio inventario e il sistema mi riporta poi quanto realmente ho consumato e quanto ho in magazzino realmente. Fatto questo, entro all'interno del sottoscorta, quindi degli ordini, quindi posso fare ordini sottoscorta di food e ordini sottoscorta di non food, per acquistare, per esempio, i detersivi, okay, o i packaging. Okay. Quindi ordine sotto scorta, entro all'interno, quello che posso fare è, sono diverse le scelte. Quindi uno posso andare a scegliere per azienda, per fornitore, oppure scelgo per categoria. No? Scelgo per categoria, dico, ok, tutti i liquori, devo comprare i liquori, ok, devo comprare i vini, eccetera. O per descrizione, paste, che cerco paste, per esempio, prendo tutte le paste. Insomma, ho una serie di opzioni e una volta che ho identificato il prodotto che mi serve, il sistema, se è stato ben utilizzato, ci indica anche quanto dobbiamo acquistare rispetto alla scorta e il sottoscorta necessario. Ok, quindi mi dirà, devo comprarne 4, e in questo caso 5, in questo caso 3, eccetera, eccetera. Vado a identificare il fabbisogno da sottoscorta e creo il mio preordine. Okay. Lo intesto o alla mia azienda, quindi posso intestarlo anche alla direzione che poi farà l'ordine, o lo intesto al mio fornitore e creo. Ok.
una volta creato il preordine, lo posso modificare e mandare al mio fornitore direttamente. Nel momento in cui mi arriva l'ordine, perché lo mando via email, poi mi scaricano l'ordine, controllo se l'ordine è tutto a posto, tutto regolare, con questo tastino blu io faccio una procedura per poter riempire nuovamente, automaticamente, il magazzino con i prodotti che mi sono arrivati. Quindi non devo più inserire neanche le fatture di acquisto, perché è un ciclo automatico, automatico di carico e scarico magazzino rispetto a un, diciamo, ad una procedura in delega. Perché dico in delega? E questa è una parte molto importante, perché molte aziende che sono all'interno di Food Costing Cloud oggi cosa stanno facendo? Grazie anche, diciamo, al nostro supporto, fanno sì che attraverso la formazione insegniamo alle persone in delega nel poter gestire il magazzino e il riordino, e poi questo è tutto un ciclo automatico. Okay, quindi lo chef dell'azienda o l'executive crea, diciamo, il preordine e fa tutto il movimento all'interno del sistema, chiaramente con i magazzini, con l'aggiustamento del magazzino, l'inventario e tutto quanto, senza mai più arrivare, diciamo, chiaramente dal controllo di una fattura, perché non c'è più la necessità di farlo. Okay, non so se è chiaro. No, è molto chiaro, è molto facile da efficace come procedura di lavoro, è molto facile da utilizzare, non c'è così tanta difficoltà, basta sempre seguire e impostare secondo quelli che sono i criteri aziendali quanta sottoscorta vuoi avere, e quindi da lì puoi creare, quando arrivi all'alert, Food Costing Cloud ti dice sei arrivato alla giacenza di prodotto minima che tu hai impostato, devi ordinare adesso per riportare il prodotto ai livelli di magazzino secondo il fabbisogno, quindi delle vendite o della produzione. Questo succede, che poi chiaramente ti scarica l'impegno da parte del gestore, del management, che deve stare appresso una serie di sequenze. E cosa succede? Che lo chef o comunque la persona che è incaricata ti fa il preordine, puoi anche non mandarlo al fornitore, quello che devi fare è metterlo in attesa, arrivo io a studio in ufficio e vado a controllare quell'ordine, faccio delle verifiche specifiche fra il magazzino, il preordine, una serie di cose, ci metto 5 minuti a farlo e poi invio e confermo l'ordine. Ecco, quindi non necessariamente devo creare degli automatismi così forti, anche se pensiamo che molti oggi fanno questo automatismo a telefono, cioè c'è il chef che chiama, il cuoco che in quel momento chiama e mi porti X, mi porti Y, ho dimenticato, fai veloce, porta sta roba. Insomma, è chiaramente un modello che deve andare scomparendo, perché devi standardizzare, devi sapere quello che è entrato in casa, devi sapere quello che sta consumando e quello che ti resta per poter acquistare. Quindi è un po' come forzare la mano, dire ok, per fare un ordine tu necessariamente devi fare un aggiustamento di inventario, cioè mi devi dire se quelle cose ci stanno o no. E quindi tu vai col tuo tablet all'interno del magazzino e dici questo c'è, questo no, questo 2, questo 1, questo c'è, questo no, in modo che poi dopo il sistema ti dice ok, devi comprare. Perché se no, quante volte abbiamo comprato così a occhio? Uno. E quante volte non abbiamo comprato e dobbiamo correre ad acquistare perché ci siamo dimenticati? Cioè, quante volte non abbiamo acquistato? Mentre se io faccio metto un filtro, che sarà filtro carni, ecco, escono tutte le mie carni, me le vedo quello che c'è, quello che non c'è e ordino. Il sistema me lo dice se c'è o non c'è. Okay. Io a livello poi è molto... è un'automatizzazione che va poi assimilata, anche perché poi a livello di tutoring, a livello di supporto formativo del restaurant coach che segue il partner di Food Costing Cloud fase per fase dall'inizio fino all'implementazione,
diventa poi semplice perché in Food Costing Cloud ci può essere l'accesso riservato allo chef per quanto riguarda il food, riservato alla turnazione del personale, riservato al maître per quanto riguarda il vino e alla turnazione della sala, e poi tutto questo gestito a 360 gradi dal management, che ha poi la parola sempre comunque finale in tutto, ricevendo sì, sì. I dati poi. Confermo che questo è lo scopo ultimo, e quindi quello comunque di migliorare la delega, perché tanto la delega tu già la dai all'interno di un sistema aziendale, diciamo, organizzato o meno che sia. Quindi se sei organizzata avrai i tuoi modulini che scrivi con la penna, ti metti, hai il tuo modulo, quasi sicuramente hai una colonna che ti indicherà la giacenza che hai, un'altra colonna che ti dice il fabbisogno. Quindi tu scriverai: ce n'ho 5, ne voglio 4, e quindi poi arriva in direzione e la direzione decide se comprarne 4 o meno, visto che ce n'è 5. Ok, questo è un po' in generale per tutto, se facciamo un lavoro di management fatto serio. Fatto serio. Se no c'è la lavagna in cucina dove mi ricordo e segno, scendendo sotto carta e penna, cioè carta del pane, cioè, carta quella marrone dove metti il pane e ti segni le cose. No, cioè, spero di no, sto scherzando, però veramente scendendo di livello, c'è lo chef che chiama la sera, aspetta, giro col fornitore, gira la cella, dice: allora portami questo, apre i cassetti e portami quello. Io l'ho vissuta sta roba qui, cioè all'interno delle consulenze o comunque del lavoro che ho fatto in presenza. Quindi per rimodulare tutta sta roba, quello che bisogna fare è comunque assegnare delle deleghe, perché già ha l'abitudine quella persona, comunque quel responsabile che è lì, nel fare l'ordine, nell'organizzare gli ordini. Quello che va fatto è va spostata la forma mentis da un, diciamo, modello disorganizzato o organizzato alla vecchia maniera a un modello chiaramente che va verso il 4.0. Più evoluto. L'altra volta quello che abbiamo detto con i nostri tecnici è che stiamo andando, è veramente l'attivazione del 4.0 che stiamo creando con Food Hosting Cloud è proprio quello di individuare, avere una serie di sensori all'interno dei nostri scaffali, all'interno delle nostre celle. E quindi a calare del peso il sensore comunica al sistema quanta merce c'è. Ma questo è il futuro molto molto vicino che già stiamo testando di Food Costing Cloud, ok? E quindi veramente probabilmente Marco deve aprire la cella per sapere quello che c'è. A meno che lo cambi sul sensore carne, ci mette il pesce, allora la fai, vabbè, se fai quello, allora è perché veramente devi fare altro di mestiere. Però noi stiamo lì, siamo già lì davanti, stiamo già testando sta roba qui. Okay. Oggi lo fai a mano, domani lo fai in automatico. Okay. Quindi questo, secondo me, diciamo, è il modello giusto per cambiare il modus operandi gradualmente, quindi con gradualità, dei nostri operatori, o comunque degli operatori, la maggior parte degli operatori, italiani. Okay. Quindi è questa parte qui. Ora abbiamo anche, però ci è rimasto poco tempo, Quindi abbiamo un'altra domanda. Non so se abbiamo, io credo che abbiamo risposto. Un paio di domande, se non mi sbaglio. Sì, ma io credo che abbiamo comunque risposto a questa ultima, no? Sì. Sì, ma, ok, perfetto. E quindi decidiamo fra queste ultime, queste altre due che abbiamo. Ok, abbiamo per esempio, ci chiedono come si aggiungono i costi aziendali al bilancino operativo e come li raffronto con i ricavi. E sì, dai, usciamo dalla fase operativa, andiamo nella fase Andiamo gestionale, sul business. un po' sull'area business, l'area gestionale di controllo. Allora, intanto dobbiamo chiarire cos'è il bilancino, perché diciamo, ma sto bilancino, ma cos'è? Nel senso, allora, in inglese viene definito P&L, no? Profit and Quindi profitti e perdite, è il conto economico dei profitti e delle perdite riclassificato, quindi non è il bilancio che andiamo a che ci consegna solitamente il nostro commercialista,
ma è un bilancio riclassificato per poter individuare chiaramente l'andamento mensile, periodico, giornaliero e settimanale. Quindi, per esempio, qui sono nell'area periodica mensile, dove il sistema mi dice cosa e dove, quanto e dove sto incassando, quindi in quale centro di ricavo sto generando un risultato e quanto sto generando. Chiaramente qui siamo in area demo, quindi quello che vediamo è un po' misto, no? Nel senso abbiamo messo lì, e quindi abbiamo ricavi da banco, ricavi da altre attività, ricavi generici da hotel, ristorante di hotel e da vendite in generale. Quindi io, se entro nel ricavo vendite, vedo che ho dei ricavi che sto creando, che sto acquisendo attraverso la caffetteria, la prima colazione, il ristorante, la cena, no? Ok, il pranzo, eccetera, eccetera. E a livello, diciamo, generico, il sistema mi dice che a febbraio ho incassato prima colazione, cioè, però chiaramente questo siamo in un momento in area demo, quindi ci abbiamo un po' giocato. Ok. Quindi questo è il centro di ricavo. E il sistema mi dà il totale, quindi in questo caso periodico, di tutto il periodo, quindi del totale, oppure ho i totali mensili, che di volta in volta vado a generare. Ok. E quindi mi dice anche, rispetto al totale, qual è la percentuale di un risultato rispetto a un altro. Rispetto al 100%, quale sta performando di più. La stessa cosa ce lo ritroviamo con i costi. Quindi abbiamo pochi, cioè c'è la locazione, le utenze, manodopera, quelli un po' più importanti, no? Il beverage, il food, e il sistema mi riporta il totale del periodo, chiaramente in questo caso da gennaio a giugno, e mi dice che percentuale sto consumando quel prodotto. Attenzione però, perché qui ci manca un dato, è il dato delle giacenze e delle rimanenze delle merci, perché cliccando su questo il sistema non fa altro che andare a togliere da questo costo quello che c'è in magazzino e ci dice: guarda, tu è vero che hai comprato 31.000 euro, ma è pur vero che c'hai altri 10.000 euro all'interno del tuo magazzino, quindi in realtà sono 21, e qui non è più il 26%, ma è il 18%, per esempio. La stessa cosa lo fa con il food e il beverage, ok? Chiaramente non fa con altro, perché la corrente, cioè che c'è la corrente in magazzino nelle botti davanti, quindi solo food e beverage. Quindi le variazioni di rimanenze merci, quindi più o meno. Ok, questo è un tastino meraviglioso, perché poi ti dice veramente il food cost che hai. Reale. E quindi diciamo questo è il food cost reale, che è chiaramente food cost passivo. Cioè quello che è all'interno del nostro magazzino. Ok, se clicchiamo poi sui riferimenti del mese, andiamo all'interno del mese, abbiamo i dettagli. Quindi, dettagli di cosa? Sia di ricavi, nuovamente, che di costi. E mi dà la diffusione giornaliera di quei ricavi e di quei costi. Quindi mi dice quanto sto impegnando di costi a livello giornaliero e a livello mensile. Ma se clicco su una voce di costo, una voce di ricavo, il sistema, posso andare sia da qui, ma lo vediamo da questo punto, il sistema mi distribuisce quei costi e mi dice in quale area, in quale voce di costo dettagliato io sto consumando quell'attività, ok? Quel costo. Quindi posso anche poi andare all'interno di giugno e me lo vado a riselezionare, quindi ho dei dettagli ancora più analitici. Ok? Non so se è chiaro. Quindi se qui all'interno della voce di costo, quindi della macro voce di costo, quindi un centro di costo, vado nel dettaglio e so automaticamente cosa mi sta consumando. Cosa? Bene, quindi come faccio ad aggiungere quei costi per rispondere alla domanda? Perché poi la domanda era come si aggiungono eventualmente altri costi al bilancino. Ho diverse modalità, quindi posso farlo
direttamente dalle statistiche, dalle fatture, quindi importo la fattura, mi arriva la fattura e automaticamente il sistema mi porta il costo all'interno del bilancino, uno, lo posso fare dal restaurant management. Quest'area, vado in area costi e dall'area costi faccio nuovo, inserisco una nuova transazione, posso dire questa transazione è di oggi, anzi la posso diffondere su tutto il mese, per esempio, dico che è 5.000, 500 di IVA, tanto per dire, nel senso, 500 di IVA, 5.000, il totale lo traccia da solo, gli dico che è un affitto, no, immobile forse, locazione affitto, perfetto, quindi dico affitto, affitto immobile, lo metto in prima nota perché è uno scarico, e gli posso dire che mi deve distribuire questo costo in un mese, perché 5.000 euro, io non li, è vero che finanziariamente li pago il primo del mese, il 2, il 3 del mese, ma quota parte ogni santo giorno è un costo. Quindi distribuisco nel mese, non nell'anno, posso anche distribuire nell'anno tutto l'affitto annuale, molte aziende pagano a livello annuale, li distribuisco salvo. E quello che succede è che all'interno, io adesso a luglio, ho la ridistribuzione di questi 5.000, chiaramente c'è pure l'IVA, e quindi lo andiamo a vedere nel bilancino. Vediamo luglio, ok. E quindi ho una locazione affitto. Come vedi, mi si ferma qui, cioè non va avanti. Domani ricompaiono 161,29, e il 21 ricompaiono 161,29 perché io ho detto di distribuirlo, quindi di dare una parte ogni santo giorno, perché ho bisogno del break-even. Ok, quindi ho consumato di quei 5.000, 3.064. Ok? E questo è importante. Perché? Perché come vedi, guarda, qui chiaramente ho messo un incasso solo di 90 euro, ma tieni conto che ci dà la quanto incide l'affitto quel giorno, ma abbiamo messo un incasso, chiaramente se qua mettessimo adesso un incasso maggiore, il sistema si riproporziona e ci dice quanto quell'affitto va a consumare, in che percentuale consuma l'incasso. Ok, quindi questo è quanto. Io direi che per il momento, ecco, perché siamo comunque, anche perché l'altra domanda è una domanda un po' complessa, quindi in pochi minuti non lo riusciremo sicuramente, quindi io direi di chiudere per il programma di oggi, di chiudere qui, perché abbiamo dato tre spiegazioni molto importanti e molto dettagliate e molto analitiche. Ok? Abbiamo risposto in maniera molto, diciamo, esauriente, quindi a è chiaro che poi chi ha necessità di approfondire in base ai propri punti critici aziendali può sempre contattare e chiedere una demo live e lì si entra più nello specifico. Sì, ma già nel nostro gruppo, all'interno del gruppo, e poi normalmente ci arrivano tutte le domande in privato, le mail e tutto il resto, poi lì ci siamo noi che rispondiamo, c'è tutto il gruppo che risponde. E poi chi è all'interno del sistema, chiaramente dell'ecosistema Food Costing Cloud, ha sempre i ticket che può aprire, ha il numero privato WhatsApp per le risposte immediate, e quindi diciamo, c'è tutta l'assistenza dietro che è sempre bella attiva 24 ore su 24. Certo. Va bene? Allora, un saluto a tutti quanti, chiudiamo qui questa diretta e ci rivediamo tra 15 giorni. Ok, a dopo in backstage. Grazie, buon pomeriggio a tutti.